Benvenuta e benvenuto in questo viaggio in cui ti porto con me nella lettura del testo Un corso in miracoli. Iniziamo questa lezione dopo aver ascoltato il nuovo tema, cos'è il mondo? E da qui, acquisendo e sentendo, lasciandoci attraversare da questi concetti che è come sbloccassero qualcosa dentro di noi, sbloccassero dei meccanismi dentro di noi arrugginiti e facessero nascere un wow, sì, ecco. Da questa sensazione ti leggo la lezione 241, che dice così: in questo istante santo è giunta la salvezza. Che gioia c'è oggi, è un momento di celebrazione speciale, perché questo giorno porge al mondo delle tenebre l'istante in cui viene stabilita la sua liberazione. È arrivato il giorno in cui la tristezza scompare ed il dolore se ne va. La gloria della salvezza albeggia oggi su un mondo reso libero. Questo è il tempo della speranza per milioni di esseri. Ora essi saranno uniti mentre tu li perdonerai tutti, poiché oggi io sarò perdonato da te. Ora ci siamo perdonati a vicenda e così torniamo finalmente a te. Padre, tuo figlio, che non se n'è mai andato, ritorna al cielo e alla sua dimora. Come siamo felici che ci sia stata ripristinata la nostra sanità mentale e di ricordare che siamo tutti uno. Troverai un episodio sulla sanità mentale e riguarda essenzialmente mantenere l'attenzione in ciò che sta accadendo. Mantenere l'attenzione significa che nonostante il tumulto che esiste dentro di noi, noi ci accorgiamo che tutto ciò che ci sta creando questo tumulto è frutto di un'illusione. È frutto di una creazione della mente, è frutto del fatto che ci siamo allontanati dalla nostra vera identità. È frutto del fatto che abbiamo negato la nostra vera essenza di pace, la nostra vera natura di pace. Siamo usciti dal nostro silenzio. Siamo attenti e nonostante il movimento, noi diventiamo la quiete e il silenzio in mezzo a tutto quel movimento. E ci accorgiamo di questo e quindi, da significato del testo, siamo salvi. Se ci accorgiamo di questo, significa che non abbiamo nessuno da perdonare, con il perdono che abbiamo sempre inteso. E significa anche che non dobbiamo perdonare nemmeno noi. Ecco che in questo stato di consapevolezza, silenzio, assenza di giudizio, assenza di critica interna ed esterna, accorgendosi, essendo attenti, facendo anche a volte un leggero sforzo saggiamente applicato per mantenere quello stato di attenzione, ci accorgiamo che ci uniamo a ciò che siamo. Ci uniamo a quella parte di noi che era qui ancor prima che noi ci riconoscessimo come corpo e che rimarrà qui. Tu non passi. Tutto passa intorno a te. Persone, emozioni, situazioni, eventi, dolori, gioie, ma tu non passi. Ecco che in questo stato in cui sei salvo, in cui ti accorgi, è tutto ok e ti ricongiungi con te. E il padre e il figlio sono la stessa cosa e possono tornare in quello stato di unità totale, infinita, senza tempo, in cui tutto è uno. Ecco che lì la mente in tutte le sue potenzialità diventa nostra alleata.
e non una nostra nemica o qualcosa da controllare, da sistemare o da seguire come un titolare. Con questa risata di sottofondo che è entrata nell'audio, termino questo episodio. Ricorda chi sei, ricorda che non c'è niente da sistemare. Apri gli occhi ad una visione diversa.